GF VIP Luca Onestini, Giulia Folletta Malefica, altri sospetti su Malgioglio. GF VIP Luca Onestini, Giulia Folletta Malefica, altri sospetti su Malgioglio. Luca Onestini, On a Man Show, l'ex tronista di Uomini e Donne più passa il tempo e più si lascia andare al grande fratello VIP, mostrando anche quei lati caratteriali a molti ignoti. Così, eccolo insospettabilmente impegnato in un'imitazione in stile siculo di Giulia De Lellis, definita ironicamente Folletta Malefica. La fidanzata di Damante si è fatta una bella risata prima di tornare seria e di riaprire l'argomento che ha tenuto banco durante la giornata appena trascorsa, i sospetti su Cristiano Malgioglio. Tutto è cominciato quando sopra la casa più spiata d'Italia, un aereo ha sventolato un messaggio che ha messo in guardia il paroliere, le fan della De Lellis, le cosiddette bimbe, starebbero cercando di far fuori al televoto l'istrionico personaggio televisivo. Da quel momento nella casa sono iniziati i sospetti che tuttora perdurano. Andiamo a scoprire qualcosa in più. Giulia De Lellis parla con Luca, i sospetti continuano, Cristiano, lui che ne ha una per tutti. Lisa Fusco, nella giornata di oggi, ha mandato un messaggio aereo all'amico Cristiano Malgioglio, informandolo che le fan di Giulia starebbero pianificando di farlo fuori. Lui che ne ha una per tutti, confessa la De Lellis, potrebbe aver detto qualcosa inconsciamente e loro non hanno avvertito positivo e non è che sono pazzi. La fidanzata di Damante continua così a nutrire sospetti sul paroliere, pensando che dietro al comportamento delle sue fan c'è qualcosa che in casa non si sa. Intanto Malgioglio, anch'egli assai toccato dall'argomento, ha discusso la questione con Raffaello Tonon e Lorenzo Flaherty, affermando di non aver mai detto nulla contro la ragazza. E proprio la ragazza aggiunge in quel momento. Malgioglio, altro confronto con Giulia, magari sono più forte e pensano che io e. Perché, le bimbe, NDR, contro di te e non contro un altro? Chiede schietta Giulia Malgioglio, che risponde altrettanto schiettamente magari perché sono più forte e pensano che io nel voto e. La De Lellis a questo punto domanda di nuovo a Cristiano se non ricorda di aver detto qualcosa contro di lei. Questo mai, si precipita a dire. Il clima resta piuttosto elettrico e Giulia non è per niente convinta. I sospetti rimangono.